mia coppia di ansie adolescenziali! Ah, il mio kit piccola Miss Stuntman! Non si tratta del mio unicorno di peluche del mese? È ancora meglio! Oggi arriva il nuovo scivolo della piscina! Yahoo! Finalmente qualcosa che darà alla casa un tocco di originalità! Sai di essere l'unica persona al mondo con un acquario di delfini in casa, vero? Dovremmo inaugurare l'estate con una stupenda festa in piscina! Possiamo aiutarti, Barbie! Possiamo, possiamo! Non potrei mai farcela se non avessi voi! Nessun problema! So come si organizza una festa! Sarà un vero successo di spruzzi d'acqua! Ah, voi siete le migliori! E vado a mandare gli inviti! Bene, gente, ora assegniamo i compiti. Skipper, a te le decorazioni. Sì, come no, bimbetta! Io intratterrò gli ospiti con le mie super abilità da DJ! Chelsea, penserai tu alle decorazioni? Non credo proprio! Io invece cucinerò alcuni dei miei famosi stuzzichini! A quanto pare penserò io alle decorazioni? Festa in piscina? Beh, in realtà stavo andando alla gara di composizione poetica. Ma sapete? Eugene e Ingrid se la caveranno senza di me. E senza la mia zuppa di fagioli! Vai! Ken, festa in piscina è pronto all'azione! C'è una festa in piscina da Barbie, eh? Ho molto di meglio da fare oggi. In verità no, ma l'anno scorso Barbie ha rovinato la mia festa in piscina, rubandomi la scena e oscurando la mia fama, perciò non voglio accettare il suo invito. Sapete una cosa? Ci andrò invece. Vediamo se le piacerà essere ripagata con la stessa moneta. Vendetta! Grandioso, una festa in piscina! Intratterò gli ospiti con le mie super abilità da DJ. E io li incanterò con le mie canzoni. 51, 52, 53, 50... Oh, bene! Ho lavorato ai miei addominali per tutto l'inverno e le ragazze vanno pazze per i ragazzi baldanzosi che si tuffano in piscina! Ti arriveranno a momenti? Le decorazioni non aspettavano a te? Doveva occuparsene Tony! Io decorare? Come sarebbe? Non mi si è ancora asciugato lo smalto! Ah, di questi tempi gli aiutanti scarseggiano! Ehi, Barbie! Appena in tempo? Come va? Ciao, ragazzi! Ciao, Barbie! Sono felice che siate trovati qui! Preso dei nuovi cuscini! Eccellente! Ora la mia entrata inaspettata che lascerà tutti a bocca aperta. Hai dimenticato il bikini? Oh, la paperella! Sei forse invidioso? Stai soffiando dentro quel pallone, vero Teresa? Oh, già! Che sciocca! Cosa devo fare? Ehi, ragazzi! Oggi abbiamo cibo, musica e divertimento in programma. Però quello che impazzisco dalla voglia di farvi vedere è... questo! Salve a tutti! Fatemi un bel applauso! Oh, ma guarda un po'! Cosa? Come sarebbe? Non... parlate di me! Non lo trovate meraviglioso? Mi raccomando, niente spintoni! Guardami, Barbie! Guardami! Yuppi! Geronimo! Dell'estate non può essere un fallimento! Assolutamente! Santo cielo, Barbie! Questo sì che è un peccato! Un vero peccato! Non aver paura! Trasformerò questo gioiellino in un fantastico scivolo scivoloso che farà divertire ogni bambola! Ti ringrazio, Ken! Ok, ragazzi! Movimentiamo al massimo la festa! Vado a controllare le vivande! Ehi! Cosa? Stavi forse... Io stavo appunto... È solo che io... Perché io stavo per... Fermi solo! Sono io la DJ più brava! Tu cosa? Vai via! Perché non mi dici quando ho finito? Stacy, dimmi tutto, sorella! Finché Ken non avrà finito con lo scivolo, dovremo intrattenere gli ospiti. A proposito, a che punto siamo con gli stuzzichini? Do un'occhiata! Grazie, Stacy. Stacy chiama Chelsea. Come sta procedendo con gli stuzzichini? Sto riempiendo il forno al massimo della capienza. Ormai non ci sta neanche uno spillo! Ho bisogno di più tempo! Midge, l'acqua è perfetta per una nuotata! Perché non salti dentro? Perfetta! Voglio proprio vedere! Ho portato
portato con me il kit del pH per assicurarmi che il cloro non sia dannoso per le mie complicate condizioni epidermiche. Wow, questa ragazza sa divertirsi. È arrivata l'ora della missione ammaliare Barbie. Ehi, Barbie, da un'occhiata a questo. Di qualcosa? Se proprio devo rimanere in questo mortorio, avrò bisogno di alcune cosette. Ma sicuro, Raquel, è tutto quello che vuoi. Prima di tutto vorrei ombrellone e sdraio, ma preferibilmente con le esposizioni a sud. Ah, mi accontenterò di questo. Ora, cosa devo fare per poter leggere un menù? Barbie? Oh, questo dovrebbe stare inclinato a 45 gradi! Eppure l'ho fatto giusto. Salto, in arco, avvito, entro. Ci sono. Ehi, Barbie! Da un'occhiata a questo! Un'altra volta! Salto, in arco, avvito! Certo che ha uno stile tutto suo. Entro! Ken! Sei salito lassù da ore ormai! E posso portarti del tè freddo? Una limonata? Grazie, Barbie, ma sto bene così! A essere onesto, avevo abbastanza sete, ma non avrei lasciato che un leggero caso di disidratazione e di insolazione avesse la meglio su di me. Però che secchezza! Aia! Ken! Ho un po' di problemi a spalmarmi la crema sulla schiena, non vorresti farlo per me? Scusa, Raquel, ma sono un po' indaffarato quassù, ops! C'è qualcosa che non va? Mi è parso di sentirti dire ops! Non sai fare di meglio! E tu cosa pensi di fare? No, e questa cos'è? Roba da pensionati! Voglio mettere io! Smettila! Basta! Faccio io! Sono così affamata e completamente frastornata! Hai qualcosa da piluccare? Ritorno in un attimo! Ehi, Stacy! Sta andando tutto bene? A che punto siamo con gli snack? Oh, Midges, sei sicura di voler fare dei test chimici vicino alla piscina? Stacy chiama Chelsea! Qui, Chelsea! Riesci a darmi i dettagli sugli snack? C'è stato un piccolissimo intoppo. Che vuol dire un intoppo? Ci servono degli hot dog subito! Ecco, nonna, ti sento più... C'è stato un piccolo inconveniente. Credo sia il caso di ordinare delle pizze, ora. Oh, che flop. No, nessuna faccia! Sì, non ce la faccio più! Trovato! Hamburger per tutti! Bene, ho finito. Finalmente adesso dovrebbe funzionare. A dire il vero, ho già finito da un bel po', ma sfortunatamente mi si è strappato il costume. Non avrei mai lasciato che una sciocchezza come un chiodo arrugginito o il tetano potessero avere la meglio su di me. Che cosa ne pensi? Oh, meraviglioso! Guarda che forza! Oh, Ken! Sei davvero riuscito a superare te stesso questa volta! È tutto stupefacente! E inoltre viola un bel mucchio di codici edilizi e parecchie leggi urbanistiche. Sarà meglio che lo collaudi io. La galanteria viene prima di tutto. Bella mossa, ragazzo mio. Se c'è qualcuno qui che testerà quello scivolo, allora quello sono io. Fa attenzione all'ultima curva. Potresti prendere troppa velocità se non incroci bene le caviglie. Ryan, mi raccomando, non guardare giù. Oh, è su. No, no, è giù, è giù. È più alto di quanto pensassi! Ce la puoi fare, Ryan! Ciao!
riesco a crederci. Il cibo ci è bastato per un pelo. La musica è stata unica! È stato uno spasso, Barbie, ma tua sorella è una guastafeste. Tu lo sei! Lo scivolo? Sarà meglio sistemare la pendenza del circuito e ridurre la scivolosità. Io stavo giusto per dire ridurre la scivolosità. È stato comunque un successo! Oh no! Non gli ho rubato la scena neanche per un misero secondo! Ehi, gente, guardate! Guardate Raquel! Buonanotte! C'è entrata! Barbie, dove sei? Ehi, Barbie!